Stasera non siamo tanti, come al solito, però siamo qualificati. C'è un po' l'Azione Cattolica Parrocchiale, i gruppi di adulti, i genitori, i gruppi di gruppo biblico, tutti i gruppi parrocchiali rappresentati da questa parrocchia, che è una parrocchia di periferia, come sapete. È una parrocchia costituita da 25 anni, 12 anni la chiesa di Mattoni, però 25, tante popolazioni, che io non so, però sono fresco fresco. Quindi forse conoscete meglio di me la realtà sicuramente, e anche della zona in cui ci troviamo. Ecco, il portone della corte, abbiamo detto così, la zona portone della corte, vuole incontrare e conoscere meglio i candidati a sindaco di questo anno. E come lo facciamo? Lo facciamo in due maniere. La prima, mi sarà dato il tempo per rispondere a due domande che il nostro moderatore Simone porgerà. E la seconda maniera, ci divideremo in tre piccoli laboratori e voi potete girare 10 minuti per ogni laboratorio e quindi continuare a ricevere domande o a far presentare anche il programma in questi tre laboratori. Il tutto quindi dovrebbe stare nei 45 minuti circa di tutto l'incontro, cosicché da andare a casa non prima, non più tardi delle 9:30. Va bene? Come programma, eh? No, il pranzo non c'è, vero? La cena, c'era stata l'idea di fare la cena, però vedi, andava bene la cena. Lascio subito la parola a Simone. Allora, io vi chiedo cortesemente di cercare di stare più o meno nei tempi, facciamo più o meno in 5 minuti ogni risposta sulle due domande, così da velocizzare, anche perché penso sarà più interessante quello che magari vi chiederanno gli altri. Io faccio due domande abbastanza generiche. La prima, se siete d'accordo, vado in questo ordine nelle risposte, tanto penso non ci siano problemi. La prima è: perché avete scelto di candidarvi a sindaco, e magari se volete già lanciare come prima idea quale sarà un provvedimento che pensate di mettere in campo in caso vinciate le elezioni. Bene, faccio provare a rispondere al primo. Sì. Perché mi sono candidato a sindaco? Le ragioni. Gianfranco Antonetti, candidato a sindaco, sostenuto dalla lista civica Fondi ci chiama. E quindi le ragioni, io premetto che ho fatto l'assessore al comune di Fondi dal 1980 al 1990. E dal 1990 quindi non ho fatto più politica amministrativa, diciamo, no? E anche partitica, perché pur interessandomi sempre di politica a livello nazionale, a livello locale, vivendo quindi perché la politica, che se ne dica, costituisce l'aspetto, l'elemento fondamentale, l'obiettivo quindi primario della politica è quello della regolazione dell'organizzazione civile, sociale, quindi della comunità. E quindi dal 1990 stavo fuori. Perché mi sono candidato? Mi sono candidato perché mi sentivo come cittadino di Fondi umiliato da questa ultima, in particolar modo, amministrazione comunale che ha mortificato il rapporto tra la pubblica amministrazione, tra gli amministratori e i cittadini, i gruppi sociali, le imprese, le attività, in tutta le loro articolazioni, le loro dimensioni. Fondi
a mio parere, sin da piccolo ho vissuto quindi l'esperienza amministrativa, sta vivendo un periodo molto triste dal punto di vista dei rapporti sociali, delle relazioni umane. La politica è affossata, basta girare per le strade. L'esempio stesso di questi giorni, girando per Fondi, vediamo manifesti giganteschi, sembra di stare in quelle grandi città dove quei grandi, come si chiamano, mostri che lanciano fiamme, no, nei confronti quindi della città, per distruggerla, per devastarla. Uno spreco enorme, cioè di... Eppure, cioè, non voglio fare polemica, ma qui manca la sobrietà, manca la modestia. Ma che serve? C'è questo sperpero, al di là quindi dell'aspetto finanziario. Non c'è sobrietà, non c'è umiltà, non c'è... quando l'intera città già in questi giorni è sommersa da una violenza psicologica e mediatica che fa paura. Negozi, infopoint, negozi che hanno dovuto attività chiudere le loro imprese, oggi sono addobbate dagli infopoint, no, dei candidati uscenti specialmente, quindi il sindaco in prima persona che sfoggia, cioè, la sua violenza mediatica, qui ci sono io, qui comando io, qui ci sono le corporazioni di potere e gli altri devono obbedire, non a caso la sua lista si chiama io sì al signor padrone. Io mi sono candidato al di là, non perché chissà quale ambizione io abbia, perché ho fatto esperienza nel passato di amministratore, di consigliere comunale, di assessore, ho fatto politica, cioè con gente di grande statura e livello, ho conosciuto, che mi hanno arricchito la mia personalità, la mia umanità. Allora, questo mi ha spinto quindi a scendere in campo, ma non perché io da solo possa sconvolgere una crisi, no, che esiste oggi nella politica e quindi nel tessuto sociale, ma è quello di gettare, di aver voluto gettare un sasso, come si dice in piccionaia, per provocare, speriamo, quindi la coscienza civica, critica, specialmente dei cittadini, no, dei giovani, delle attività, e in memoria anche dei grandi sacrifici che hanno fatto i nostri genitori, i nostri avi. Quindi la storia di questa città che viene calpestata e viene mutilata. Queste sono le ragioni di fondo che mi hanno spinto, perché voglia che nella città si finisca questa gestione e si costituisca una vasta alleanza politico-amministrativa alternativa all'amministrazione uscente. Grazie Gianluca. Sì, non abbiamo detto, se magari vi presentate almeno, diciamo, il cognome, di sostegno. Per chi non mi conosce, io sono l'avvocato Faiola, sono candidato sindaco nella lista civica Viva Fondi, proprio Viva Fondi, e la mia candidatura al sindaco nasce dall'esigenza che credo che voi tutti quanti ben sapete. Chi vive a Fondi è perfettamente a conoscenza, chiedo scusa, ok, non ci sono abituato, è perfettamente a conoscenza della situazione drammatica che sta vivendo la nostra città. Io credo che prima ancora di potersi parlare di un discorso di quello che c'è da fare e come c'è da fare,
Io credo che la cosa fondamentale, essenziale, se vogliamo cercare di far dare vigore, crescita a questa città, è un vero e proprio sradicamento di quella che è la mentalità che in tutti questi anni ci hanno inculcato. Io me ne assumo tutte le responsabilità e ve lo dico senza mezzi termini. Chi di voi in quest'aula, oppure di chi ci sta ascoltando, la prima cosa che fa, se ha un bisogno, se ha un diritto, si deve rivolgere a qualcuno per dire: mi serve questo, mi devi fare un favore? No, viene calpestata la dignità di ogni essere umano. L'uomo nasce libero, l'ho detto e lo ripeterò sempre, deve lottare per quell'essere, per rimanere libero, e deve morire libero. Noi abbiamo delle grosse responsabilità, noi abbiamo un dovere come esseri umani nei confronti nostri, nei confronti di chi c'è vicino, di tutti i fratelli, che siamo tutti fratelli, e nei confronti delle future generazioni. Io mi sono candidato a sindaco perché è questa mala pianta che devo sradicare. Io devo cercare con tutto me stesso di cambiare questo modo di pensare. La gente deve puntare più su se stesso e non su qualcuno pronto a dargli un qualcosa come una grazia ricevuta. No, no, no e milioni di volte no. Vedevo, l'ha detto già Gianfranco questo, innanzitutto, tra l'altro volevo fare una premessa che per me credo che sia fondamentale. Io mi trovo un pochettino a disagio qui adesso, ve lo devo dire francamente, perché adesso stare qui, siamo tre persone che stanno all'opposizione, uno potrebbe dire si stanno a lamentare, beh non è da me, chi mi conosce sa bene che non è mia abitudine lamentarmi, anzi io le guardo le cose per quello che sono e le voglio affrontare. E quindi dicevo a, chiedo scusa, don Erasmo, guardi, non mi piace, perché a me piace il contraddittorio, dove ognuno confronta le proprie idee e poi eventualmente la gente si possa fare a sua volta un'idea di chi ha di fronte e di come eventualmente tende ad affrontare le situazioni. Mi trovo un po' in difficoltà perché mancando l'interlocutore principale, quello che è il mio modesto parere è l'artefice principale, uno degli artefici principali, perché la colpa, a mio modesto parere, non è solo di Temeo, ma è di tutta una cricca che girava attorno a questa situazione. Quindi mi troverei un pochettino a disagio da questo punto di vista. Quindi avrei preferito che ci fosse qui. Infatti io mi autoinvito già da questo momento per la prossima volta, quando eventualmente ci sarà Temeo. Così almeno cercheremo di vedere le cose nella sua interezza, perché vederle così mi sembra un pochettino troppo, come dire, vincere facile. No, non è da mia abitudine vincere facile, perché io so che bisogna essere, per portare avanti quello che io sto dicendo, dobbiamo darci veramente una mano uno con l'altro e tirare forte la carretta, perché sennò non ci usciremo mai da queste sabbie mobili in cui ci hanno portato. Ma questo lo dico non perché necessariamente qui si tratta di politica non politica, perché io ho detto in più di un'occasione, quando sono stato ascoltato, quando ho avuto la possibilità di dire il mio pensiero, perché anche questo c'è da dire, io per quel non mi riguarda, quel po' che posso fare, anzi io in rapporto a loro devo anche dirlo onestamente, sono un privilegiato, perché sono un avvocato, insomma ho 60 anni, quindi sto mentendo, ho 61 anni, dico, io ho avuto una certa visibilità da questo punto di vista, perché comunque sono 35 anni che faccio questo lavoro, parecchia gente mi conosce professionalmente, perché comunque in ogni caso sono stato consigliere comunale in questi ultimi legislazioni, amministrazione, stavo ovviamente all'altra parte, chi mi conosce bene mi sono sempre battuto per questo. Insomma, io faccio un'estrema sintesi della questione, perché poi il discorso sarebbe un pochettino troppo lungo e voglio cercare di recuperare il più tempo possibile. La mia candidatura a sindaco è un fermo no nei confronti di ogni forma di associativismo che possa comunque portare l'individuo a creargli una gabbia mentale da cui non riesce a uscire. Ci stanno ingannando tutti, io dico sempre, Fondi non è Valle Corsa, non è, con tutto il rispetto per Valle Corsa, si intende, non è Valle Corsa, non è l'Enola, non è Campo di Mele, ma è Fondi, noi abbiamo un territorio straordinario, mi sento dire, guarda, non c'è lavoro, non è possibile, certo che non c'è lavoro e non ci sarà mai, fino a quando il lavoro sarà uno strumento di ricatto, non ci sarà mai.
E mi rivolgo soprattutto a tutti gli operatori che non capiscono o non se ne rendono conto che se tu chiudi e non apri, l'aria rimarrà chiusa, diventerà tutto chiuso, asfittico, non ci sarà speranza per nessuno. Lo vedete tutti, i negozi chiudono uno dopo l'altro, turismo non c'è nulla, non c'è niente di niente. Allora dicevo, noi fondi non c'è lavoro. Come non c'è lavoro? Ma come? Come non c'è lavoro? Ma ci rendiamo conto che significa? Se domani mattina soltanto noi avessimo la capacità, e io lo dico da adesso, lo dico, già l'ho detto e lo ripeto, se io la sarò sindaco, la prima ordinanza che faccio, anche se l'estate è già andata, perché l'estate deve essere programmata, eccetera, perché io sostengo che il turismo è la prima industria al mondo e su quello dobbiamo fondare il tutto, perché noi la speranza è quella. Solo lì, se vogliamo rivitalizzare tutto, dobbiamo partire da questo concetto. Allora dobbiamo creare lavoro, non elemosinare lavoro, creare lavoro. Chi avrà la capacità di creare lavoro si farà solo in un modo, con le idee che dobbiamo portare avanti. Dobbiamo pensare in grande. Se noi continuiamo a fare sempre la stessa politica, fare un gioco di parte, uno è colpa tua e l'altro è colpa mia e quello è colpa di quell'altro, non è vero. La gente è stufa, è stanca. Sono ritornelli che si ripetono da anni, 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 basta, basta. Ma è troppo poco. È troppo poco, ragazzi. Ci potevi dare 10 minuti per ciascuno, era meglio. Vabbè, scusa, non ti voglio togliere niente. Perdonate. Comunque non lo denunzio, ma non la fai dire. Viva Fondi! Buonasera a tutti, grazie a questa comunità, a Don Erasmo, di avermi invitato, perché è un modo appunto per farci, almeno per me, per farmi conoscere. Molti mi conoscono, io sono Mario Fiorillo, dirigo l'Istituto Tecnico Pacinotti e anche in reggenza l'Istituto Tecnico De Libero. Mi conoscono tanti ragazzi, mi conoscono tanti genitori, mi conoscono tante persone che, perché insomma nella vita fondana ci sono stato da sempre. In questa esperienza, vivendo questa esperienza, mi sto accorgendo che poi in realtà noi pensiamo di conoscere tanti fondani e tutte le realtà fondane. In realtà non ci rendiamo conto che Fondi è una città di 40.000 abitanti e quando noi pensiamo di conoscere tutti, in realtà conosciamo 5, 6, 7.000 persone, magari che salutiamo pure quando incontriamo, però poi restano gli altri 35.000. E in questi giorni sto incontrando tante realtà che assolutamente non conoscevo, tante realtà anche imprenditoriali, per esempio, che noi vediamo magari passando, vediamo un capannone, ma non sappiamo che cosa si fa lì dentro. E ora, girando e chiedendo, sollecitando anche proposte per il nostro programma di governo, ci si rende conto che Fondi è ancora più viva di quello che pensiamo che sia. Viva come diceva prima Arnaldo, viva nel senso di idee, di proposte, di progettualità, di capacità di individuare anche le strade per uscire da questa crisi. Poi però tutto questo cozza contro un sistema, una cappa di piombo, un sistema di potere che non ha dato queste opportunità, non ha permesso ai nostri ragazzi, e permettetemi, io i nostri ragazzi li conosco, non ha permesso ai nostri ragazzi di realizzarle. Un sistema di potere che ha pensato e puntato soltanto ad essere autoreferenziale, cioè a consolidare se stesso. La politica tutta tesa a raggiungere e a consolidare situazioni e condizioni di potere personale, non la politica intesa come servizio, la politica intesa come mettere a disposizione della collettività le proprie capacità, magari soltanto come
collante, come coagulante e come sostenitore, incubatore, adesso è una parola che va di moda, delle capacità dei nostri concittadini. Per tornare alla domanda perché mi sono candidato, in realtà ho scritto un pezzo, me l'ha chiesto Lido Chiusano in una rivista che è Lazio Sud, che si pubblica a Fondi, e lì l'ho scritto in maniera molto diretta, lo posso ripetere qui. Proprio vado al, come dire, a raccontarvi l'episodio in sé, di come è nata questa candidatura, così forse è più chiaro capire il perché. Un sabato sera di un mese e mezzo fa, forse qualche giorno in più, mi chiama un amico, mi dice: Mario, ci possiamo vedere? Siccome girava voce, diciamo, premetto, io ho fatto politica non in prima linea, ma l'ho sempre fatta, anche un'esperienza antica con Gianfranco, in Sinistra Unita, insomma, l'ho sempre fatta, l'ho fatta anche negli ultimi anni, anche essendo uno dei promotori a Fondi del Partito Democratico. Poi negli ultimi tempi mi ero un pochino chiuso nel privato, diciamo, per una serie di questioni, poi entrano in gioco anche aspetti personali, un po' di disaffezione, forse la vecchiaia che incombe o altro. Fatto sta che mi ero un pochino allontanato dal Partito Democratico, però insomma continuavo ad essere consultato dai miei amici, per cui in vista delle elezioni qualcuno mi ha chiesto cosa il parere, insomma comunque girava voce che ci fosse alla fine l'accordo su un candidato. Proprio questa persona mi chiama e mi dice: Mario, ci dobbiamo vedere. Pensavo che mi chiedesse, lo dico in maniera molto franca, che mi chiedesse il solito aiuto, il solito appoggio. A me mi fanno fare i soliti programmi, documenti, le cose, insomma, so scrivere per mestiere. E pensavo che mi chiedesse questo, gli dico sì, vabbè, insomma, ho visto che c'è... come dire, che si sta coagulando la tua candidatura. Lui mi fa parlare per 5 minuti e poi mi dice: no, guarda che io sono venuto a dirti se vuoi candidarti tu. Così è nata la cosa. Ho detto: guarda, io per la verità ho sempre sostenuto che ci sia bisogno delle primarie. Sono sempre stato un sostenitore delle primarie, ora non voglio essere cooptato. Ho detto: guarda, lui mi fa, dice: guarda, non c'è più tempo, non si possono fare per una serie di motivi. Ovviamente mi lascio 6-7 giorni di tempo, ma in realtà ovviamente contatto tutti quanti gli altri, tutti mi contattano dicendomi tutti la stessa cosa: dai su, sei l'unico in grado di, qui mi hanno convinto, di riportare all'attività politica un gruppo di ragazzi che si era avvicinato al Partito Democratico e che invece ora non è più molto volenteroso, molto entusiasta, diciamo. Sei l'unico in grado di nuovo di riportarli a fare politica. Questo è stato poi il motivo. Ovviamente i motivi poi sono quelli che peraltro già hanno detto chi mi ha preceduto. Il motivo fondamentale è quello di dare, e l'ho detto all'inizio, quello di ridare a questa collettività, a questa comunità di fondani, quella vitalità, quella capacità di inventarsi mestieri, quella capacità di trovare soluzioni, quella capacità anche di litigare. Io l'altro ieri in un intervento, siccome stavo in Piazza Santa Maria, detto qui era uno dei luoghi dove si litigava fino a notte tarda di sport, di politica, si faceva, non dico a cazzotti, ma quasi, si urlava. Poi alla fine tutti insieme ci si andava a prendere il caffè, si andava a mangiare, cioè quella era la vita attiva, creativa mi verrebbe da dire, cioè perché da lì venivano le idee, che caratterizzava Fondi e faceva, fino a 20 anni fa, di Fondi la città più invidiata, non dico nella provincia, ma addirittura quasi nella regione. Quando si usciva e si diceva: oh, sei di Fondi, ah vabbè, voi siete ricchi, vabbè, insomma, magari ero pure favolette, però gli altri ci invidiavano perché eravamo comunque attivi, eravamo comunque intraprendenti, e i fatti lo dimostravano.
Tutto questo ora non è più. Ecco perché sono, ma da quello che ho sentito, anche loro, tutto sommato, sono in campo per questo. Scusa se vi richiamo al tempo, però sennò poi non c'è quello di potersi confrontare con gli altri. Dicevo, secondo me sarà più interessante magari le domande che vi fanno loro, però per richiamare un po' anche la presentazione, come l'ha detta Don Erasmo, no? Quella di incontriamoci al portone, io vi faccio una domanda tra centro e periferie, che poi è una che torna sempre a ogni campagna elettorale, ovvero il centro storico tende continuamente a svuotarsi sia di attività commerciali che di persone, più o meno, anche se in parte poi tra qualche giovane coppia e gli stranieri tendono un po' a ripopolarlo, però tende un po' a svuotarsi, e però allo stesso tempo continua a esserci uno scollamento tra centro e periferie. Voi, in qualità di aspiranti primi cittadini, come la vedete, e soprattutto c'è un modo, qualche dinamica politica che potrebbe favorire questa cosa, cioè cercare di riportare l'intero territorio ad un'unità, lo dico da periferia, ecco, da una parrocchia di periferia? Ma io credo che questo sia un aspetto, un elemento fondamentale, essenziale della visione, diciamo, di recupero di una città mutilata nella sua valenza storica, nella sua origine storica. E mi riferisco proprio al centro storico. Un centro storico oggi squassato dal punto di vista sociale, delle relazioni, dal punto di vista associativo, culturale, delle attività artigianali che anche una volta si svolgevano. Andiamo, preferisco camminare ogni giorno per i vicoli del centro storico e lì ti accorgi quindi del danno gravissimo che è stato fatto, no? Questa ferita profonda che è stata inferta al tessuto del urbanistico del centro storico, innanzitutto con lo svuotamento abitativo dei nuclei, quindi familiari, e con la realizzazione di quartieri popolari, no? Che integrano una visione diciamo che favorisce ancora di più la distanza di classe, no? Tra ceti sociali. Invece una politica attenta ed efficace è quella di integrare in tutto il tessuto urbanistico, in tutto il tessuto edilizio cittadino, anche le esigenze, quindi, abitative delle famiglie che richiedono e che hanno bisogno di alloggi di edilizia economica e popolare. Quindi il centro storico è stato completamente svuotato sotto questo aspetto. Ma un elemento peculiare, emblematico, è quello del quartiere della Giudea. Si parla tanto, si senti parlare quando vanno i convegni, turismo, sviluppo turistico, centro storico, qua l'altro giorno pure hanno fatto qualche iniziativa. Ebbene, quel gioiello, no, del recupero che fu fatto anche con finanziamenti regionali del cortile della Giudea e delle abitazioni, 15-16 quanti sono mi sembra, abitazioni che dovevano essere destinate a giovani coppie, no? Lì quel gioiello è completamente abbandonato da erbacce, da disabitato, è stata disattesa quindi la destinazione abitativa, no? E quale migliore elemento sociale e di vivacità culturale
che una giovane coppia, no, che vive in, che avrebbe potuto vivere e quindi in, ed abitare in quella zona, in quel quartiere. Ma quindi per tutto il centro storico, giustamente come diceva Timo, oggi si passa lì quindi, e si vedono solo dalle finestre extracomunitari, qualche appartamento è stato recuperato solo da romani, da napoletani che vengono a utilizzare solo durante il periodo estivo per qualche fine settimana, quindi, e quello ha inciso in maniera determinante quindi anche per tutto il risvolto economico, sociale, culturale e associativo. Quindi bisognerebbe quindi in primo luogo c'è un'amministrazione attenta è quella quindi di favorire il recupero abitativo del centro storico, ma non solo quindi abitativo, ma anche destinare, e come si dice spesso, ad attività dell'associazionismo culturale, del mondo religioso, delle attività commerciali, e quindi disegnare un nuovo diciamo modello rispetto a quello che ormai da anni sta sotto gli occhi di tutti. Quindi questo è uno anche nel programma, cioè, che abbiamo stilato, non siamo qui solo a criticare l'amministrazione uscente, abbiamo un programma e idee diverse, molto diverse da questi signori che stanno gestendo e disamministrando la nostra città. E chiudo e mi consentite di leggere solo la frase iniziale di questo programma, che ispira l'intero programma e che poi io dico: il programma è anche carta. Il programma ha una sua valenza in quanto espressione di persone che hanno una storia da illustrare e da presentare, che hanno una storia di comportamenti, di coerenza, no? Della famiglia, di se stesso, e che quindi questo programma ha una sua credibilità in quanto viene proposto da persone che hanno una storia da quindi da vantare e per, come ripeto, i sacrifici che hanno fatto i nostri, e che noi abbiamo il dovere di camminare con la testa alta, cioè per le piazze e quindi nei confronti dei nostri concittadini. Il programma elettorale inizia, il mio, con questa frase: occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi. È in ciò che sta l'essenza della dignità umana. Giovanni Falcone ha detto queste parole, non Gianfranco Antonelli. Mi viene quasi da sorridere perché mi viene in mente lo spot, però non c'è il sindaco De Meo, peccato. Allora mi viene in mente lo spot, non so chi di voi l'ha visto, ha avuto modo di vederlo, dove partono due bambini con una palla tra le mani, partono dalla chiesa di Santa Maria e poi giungono a far vedere una serie di cose e poi giunge fino al comune, e a un certo punto poi si vede il comune e tutta questa gente felice e contenta che sta lì. Io tra l'altro mi sono permesso anche di commentare, perché dicevo che in effetti c'era l'inganno in tutto questo, perché non è quello. Forse hanno tagliato qualche pezzo nel fare questo spot, hanno tagliato forse che magari quei bambini mentre camminavano, viste le condizioni di corso al quadro, sono caduti ma non l'hanno fatto vedere. Vabbè, ci sta. Allora andiamo al punto. Qual è il punto? Il punto è questo: il centro storico, c'è stata una volontà precisa
di ridurlo in queste condizioni, perché si doveva agevolare la cosiddetta speculazione edilizia in tutto e per tutto. Se voi andate a vedere quanto è stato realizzato in questi ultimi anni, che purtroppo è stato anche, non purtroppo, per fortuna loro devo dire, però d'altra parte è un problema di tutti. Località come via Spinete ed altre, vediamo case che non si vendono, che poi chi la costruite, vabbè, insomma, concessione a non finire. Non è stato mai investito un centesimo, e sia un centesimo, sul centro storico. Il centro storico è qualcosa che ovviamente non c'era forse da speculare da questo punto di vista. Io sono cattivo, lo dico, e lo penso e lo dico. Io abito, per chi non lo sa, io abito via degli Equi, che sarebbe una traversa di via Itri. Non sapete se sarebbe la parte opposta, diciamo, dalla parte del castello. Lì c'è un torrione, ci sono più torrioni. Bene, nel mese di agosto dello scorso anno, addirittura, che tra l'altro bisogna vedere pure se era proprietario, mura antichissime, di una bellezza straordinaria, tra l'altro secchi dell'immondizia buttati là, vicino a si dovrebbe, quando dovrebbe essere il fiore all'occhiello di una città, perché quello quantomeno è storia, ma noi purtroppo penso che la cultura ce n'è talmente poca che non riusciamo neanche a rendercene conto. Bene. Io tra l'altro non c'ero, perché abito proprio sopra, perché ciò era in vacanza, hanno avuto l'ardire di rompere questo torrione e fare una porticella messa lì. Il comune di Fondi si permette solo di fare un semplice richiamo, quello sta ancora lì. Ora voi capite che qual è la drammaticità della situazione? Ma se fosse successa una cosa del genere a una città come Perugia, come una qualsiasi città del... dopo Roma, io dico, ma secondo voi sarebbe stato possibile? Non sarebbe stato possibile, perché quello intanto l'avrebbero arrestato immediatamente. Pensate un pochettino, come se noi avessimo il Colosseo, ma uno lì si prende un pezzo di pietra e se lo porta a casa, perché è la stessa identica cosa. Nel centro storico c'è stata la volontà precisa. Io ricordo i consigli comunali, quando provavamo a affrontare questo tema, io dicevo di rivitalizzare il centro storico. È chiaro che ovviamente se viene abbandonato chi è che ci va? Io non ho, per chi mi conosce, io non sono razzista, però ovviamente viene occupata quelle persone più disperate, perché pagano quattro soldi spicci a fronte di magari quello che potrebbe pagare da altre parti, questo lo capite bene. Voi provate ad immaginare, però, immaginatelo, solo per un attimo. Se per caso si fosse investito sul centro storico, dove a un certo punto noi avremmo visto i vicoletti pieni di vitalità, avremmo fatto dei mercatini, avremmo dato la possibilità, magari a un certo punto allontanando le macchine. Ma voi vi rendete conto che noi abbiamo la piazza sotto al castello dove c'è il parcheggio? Ma voi non uscite mai? Cioè, se solo si esce per un attimo, non c'è un posto dove vi arrivate valorizzare queste cose, e non si possono valorizzare così. La verità è che noi adesso abbiamo gli occhi coperti. Avevo detto di creare, adesso lo chiamo in modo inglese, a me non mi manco tanto piace, io preferisco dire punti dove devono sorgere dei parcheggi per le biciclette. Non ce n'è uno. Il centro storico si valorizza in questo, deve avere il piacere di visitarlo, di viverci, di starci, invece è completamente abbandonato. Perché? Perché c'è stata una volontà precisa, perché non c'era da speculare granché. Quella avrebbe potuto portare, quella era anche un mezzo per poter trascinare qui quello che tutti quanti tendono a riempirsi la bocca, turismo, turismo, turismo. Allora, domanda, io ritorno sempre a bomba, come si suol dire, se noi non riusciamo a invertire il modo di pensare, non sarà possibile nessuna soluzione. Se noi non capiamo, domani mattina, per cortesia, passate un attimo a via dove abito io, posso raccontarlo perché ci abito, passateci, vedete com'è quella strada, vedete le condizioni in cui sta, vedete quelle... Cioè allora di fronte a questo, ma di che cosa noi vogliamo parlare? Centro storico, periferia, quale periferia? Qui è tutto uno sfacello. Le periferie, allora, queste periferie qui, ma ci rendiamo conto qui? Qui è tutto abbandonato a se stesso. Io spesso
Sono solito parlare di via Spinete perché un fatto inevitabile, o perché ci passo, o perché c'ho un amico che spesso vado a casa sua. Ma qui è uno scollamento totale, di tutto. Perché, a mio modesto parere, il punto è sempre uno. È mancata sostanzialmente una programmazione, un investimento su cose concrete che bisognava fare. Perdonatemi. Ve lo dico con tutto, questo non lo devo dire. Dopo mi so. Volevo dire solo questa cosa. Giochi contro di me perché mi hai fatto dimenticare. No. Volevo dire una cosa, ragazzi, mi è passato di mente. No, no, non è importante. No, però volevo dire una cosa, mi permette. No, perché lo sappiatelo tutti. No, lo volevo dire perché prima ho detto una cosa, lui ha detto forse l'età, abbiamo la stessa età. No, non è l'età, io sono solo meno giovane, ma più affascinante, ricordatelo sempre, perché il Padre Eterno compensa sempre tutte le cose. Beh, grazie, no, te lo volevo dire. Tocca a me, Simone. Allora, mi sembra di ricordare che la domanda di Simone fosse il rapporto proprio tra centro e periferia. È un problema che non è solo di Fondi, è un problema che è di tutte le città che cominciano ad avere una certa dimensione. È ovvio che come si riesce a risolvere il problema dell'aggregazione? Si risolve sia costituendo nelle periferie, ammessa che a Fondi poi si possa definire periferia, anche per esempio un quartiere popoloso come questo, dei centri di aggregazione, ma si risolve soprattutto ricreando, io prima ho parlato anche di questo, ho accennato a questo, ricreando un centro storico che sia il punto di aggregazione di tutta la comunità, dove ci siano anche le opportunità per riunirsi. Non servono, a mio parere, le grandi opere, i teatri che poi vengono chiamati anfiteatri con un errore grossolano che fuori di Fondi, quando sentono sta cosa, si mettono a ridere della nostra ignoranza. Io dico, non è la nostra nel senso dell'ignoranza dei fondani, è dell'ignoranza di un progettista che l'ha chiamato così e l'ignoranza di un'amministrazione comunale che continua a chiamarlo così. Anfiteatro, giusto per capirci, è il Colosseo. Quello non è un anfiteatro, è una ciabatta, qualche amico mio l'ha definita così, e mi sembra più adatto. Il problema appunto di far, come dire, di individuare dei luoghi dove la comunità possa ritrovarsi, e questi sono i luoghi storici dove la comunità fondana si ritrovava. Prima Arnaldo all'inizio giustamente si rammaricava del fatto che manca qui forse l'interlocutore, no, nostro. Io me lo sono portato. Non è la fotocopia o l'ologramma di De Meo, è quello che lui ha scritto come indirizzo generale di governo 5 anni fa. Si dice sempre, no, i politici devono sottoporsi all'esame degli elettori. Beh, l'esame è questo, si va a leggere questo, si vede che questo è stato fatto. Non so se vedete, io qui ho sottolineato tutti i punti che non sono stati realizzati, sono quasi tutti, ma siccome si parla di centro storico, vi leggo quello che è scritto qua e poi voi vedete se c'è stato un intervento oppure no. Il centro storico è il cuore della nostra città. Il centro, no, ma perché questo è quello che va fatto, no? L'elettore deve vedere 5 anni, anzi non so 5, perché sono 20, il centro storico è il cuore della nostra città, la sua memoria storica e via dicendo. Lo rilanceremo con incentivi per ristrutturazione edilizie. C'è stato un intervento 3 mesi fa di natura preelettorale, per cui hanno stanziato, se non ricordo male, forse chiedo aiuto, 50.000 euro per rifare le facciate. Ora, capite bene, non bisogna essere geometri o imprenditori edili per capire che con 50.000 euro si fanno 2 facciate e mezzo. Insomma, è una presa in giro.
politiche fiscali di sostegno ai nuovi residenti e alle nuove attività, politiche fiscali di sostegno ai nuovi residenti, l'attivazione sperimentale del servizio di raccolta differenziata porta a porta, c'è la sistemazione della pavimentazione antica con l'interramento di servizi e utenze. Per la verità l'hanno fatto, il progetto era di mezzo corso, dovevano arrivare grosso modo quasi a Santa Maria, l'avete visto, hanno fatto 80 metri, quello è l'unico intervento che è stato fatto, tutto il resto del basolato antico, sia di Corso Appio Claudio, prima lo diceva Arnaldo, che di tutte le altre strade, è disastroso perché anche si fanno passare all'interno del centro storico le macchine che ora sono sempre più pesanti, no? Ci abbiamo tutti i SUV, per cui se prima la 500 pesava 600 kg, 700 kg, ora ci passa un SUV da due tonnellate e quindi è ovvio che il basolato si sfonda. L'attuazione della disciplina di recupero, insomma, poi un'altra cosa, un servizio di vigilanza serale della Polizia Municipale. Allora, io di solito a quest'ora o poco prima, finisco da 30 secondi, mi faccio la vasca dal castello, giù a Porta proprio al termine del basolato e ritorno su, perché insomma per me quello è fondi. Io sono stato anche nei barrios più malfamati di Caracas, come dice la pubblicità, e lì ho avuto meno paura a volte di andare da Santa Maria in giù. C'è la vigilanza della Polizia Municipale nei mesi estivi. Allora, il nostro comitato di pietra, cioè chi è il nostro interlocutore che non sta qui, ma è come se ci fosse, ecco, dovrebbe rispondere a voi di tutto questo. Il padrone di casa, quello terreno, non quello che non c'è, che sta più sopra, chiedeva una variazione d'ordine facendo fare le domande ai cittadini al posto di fare i laboratori, così acceleriamo e rispondete a tutti quanti. Quindi chi vuole può fare le domande, mi ha detto. C'è una parola, un termine, un sostantivo che mi sembra che abbia perso un po' di significato nella politica. Stiamo parlando della parola galantuomo. Galantuomo. Parlare dei problemi della città è importante. Io mi sono fatto una domanda. Sto parlando con tre galantuomi che conoscono. Però mi sono fatto sempre questa domanda. Per quale motivo? Chiedo una risposta, però potrebbe sembrare ingenuo quello che sto dicendo. Per quale motivo persone che con le quali uno parla, con le quali uno ha dei rapporti di lavoro o dei rapporti di amicizia, una volta che hanno il potere in mano, la parola galantuomo sparisce. La nostra politica, non lo devo dire io perché basta leggere il quotidiano tutti i giorni, mi sembra proprio che questo termine non abbia più un significato per i politici. Io chiedo a voi adesso, c'è un motivo particolare perché quando qualcuno che parla bene, perché poi razzola male, quando ha una gestione, quando deve fare politica, polis, interesse, il bene, il bisogno della città, perché poi sfuma questa sua sostanza di persona? E non è un'utopia, no? Cioè non è semplicemente una mia illazione, ma lo vediamo tutti i giorni quello che succede. Questa è la mia domanda. I problemi sono tanti, lo so, le domande potrebbero essere tantissime, ma c'ho questa cosa in testa io. Ma che succede a queste persone? Che cosa succede? Facciamo stesso. Grazie.
Allora, valga una volta per tutte. Fare un discorso di questo io non lo accetto. Non lo accetterò mai. Non è quando si diventa politici, bisogna vedere quali politici, come tutte le cose nella vita. A me non mi riguarda. Io sono una persona per bene, conosco politici per bene, ok? Che in silenzio, con umiltà, magari non li conosce nessuno, non ha importanza. A me questo discorso non mi piace, perché questo significa mettere sullo stesso piano tutte le persone, tutti i politici. Io nel momento in cui sono andato in consiglio comunale sono diventato un politico anch'io, ma io non sono così. Quindi non mi piace. Non rubo veramente un minuto, perché questa qui è una cosa, è un messaggio che a me non mi piace, perché i politici diventano così. Ma così cosa? Ma di che stiamo parlando? Ma volete sapere la cosa più bella che io ho avuto e ho? Ma lo sapete qual è? Ma voi pensate veramente alla politica? Io, scusa, a me probabilmente voi non mi conoscete. Io penso di essere un avvocato che svolge il suo lavoro. Lo svolgerò bene e male, questo lo so, lo diranno la gente, come lo so, lo diranno i miei clienti, oppure quelli che lo diranno loro. Quello che posso dire è una cosa molto semplice: la cosa che io ho fatto, la scelta che ho fatto, tutte le cose che io faccio nella mia vita, e lo faccio innanzitutto con il cuore e poi con la mente. Io non avevo bisogno di fare questo passaggio. Qualcuno mette pure in giro che magari quello, perché no, no, io, guardatemi, io non ne ho bisogno, ringraziamo Dio, non ne ho bisogno. Non ne ho bisogno. Io quello che voglio dire è una cosa semplice. La politica per me è il significato più profondo che mi ha dato avere tre figli che tutti e tre mi guardano negli occhi, lo dico sempre, e mi dicono: papà, noi siamo orgogliosi di te, perché tu non ti pieghi, gli ideali sono ideali, li porti avanti e siamo felici di quello che tu sei. Non c'è cosa più bella, questa dovrebbe essere la politica, da qualsiasi parte si trovi. Quindi ti prego, Benedetto ti chiami, vero? Ha detto dovrebbe, questo è dove sta, sicuro che ha detto dovrebbe, la dice tu, e infatti dovrebbe, sì, però per me questo è, io parlo per me, con tutti i limiti che io ho, e lo dico qua, lo dico, ci sono persone per bene. Perché io posso non trovarmi d'accordo con lui su alcune scelte, ma io gli stringerò la mano, perché è una persona per bene. Però io un qualcuno qua che il giorno prima lo incontro criticando a più non posso l'operato di questa persona e poi ci va in lista, io non lo accetto. Sono come il personaggio della Bibbia. Allora questo è, allora mi fa impazzire, non accetto. Ci sono uomini per bene, persone serie. Non dite tutti i politici quando si va in politica, perché vuol dire che dietro non avevano niente, erano già tarati. Mi lasciate dire una cosa, vi prego, è importante, voglio esprimere il mio pensiero fino in fondo. La mia lista non ci sono candidati, persone che hanno fatto politica, ok? Bene, conosco una persona, la quale avevo una certa stima, mi è caduta, e dovete capirlo, almeno per me, vieni con me, ci voglio pensare, giusto, riflettici, fammi sapere però, prima possibile, perché il tempo corre, io non ho molto tempo, tra il lavoro e questo sono impegnatissimo. Bene, lo rincontro dopo circa una settimana, guarda. Dopo l'incontro, dopo circa una settimana, dico: ma allora mi fai sapere, io non ho più tempo, so, ho la lista di 20 persone, ne servono altre 4, 3 già ce l'ho e poi devo decidere, perché, bene, la lista ce l'ha, dico sì, ma la fai vedere? Dico: guarda, vai a studio, perché io c'ho da fare un attimo qui in banca, vai a studio, c'è mia moglie, sulla mia scrivania c'è la lista, prendila, fai quello che vuoi. Fatti fare una fotocopia se necessario. Bene. Poi, mentre, ok? Ah, ti volevo dire, mi dice, ma tu me la dai una mano? Dico: che vuol dire, scusa? I voti tuoi tu li dai a me, li giri a me. Io che cosa gli ho risposto secondo voi? No, adesso io mi scuso per chi è sempre in lista, come in lista non ci deve venire più.
perché tu sei tarato. Perché se tu non capisci che l'essenza di quello che io sto facendo è qualcosa che deve uscire fuori da questi schemi, non va bene. E allora lo dico anche a tutti gli altri che si stanno scannando perché devono portare i portabastoni nelle liste, si facessero ognuno un esame di coscienza. Perché è lì già che c'è il problema, tutto nasce da lì. E questa è la coerenza che bisogna dare. Allora non dire più perché i politici, perché se tu fai a fare questo passo, tu già sei condannato, vuol dire che hai fatto un compromesso al quale non potrai mai uscire, ci avrai sempre una cappia al collo. E se io sarò sindaco, sappiatelo tutti, io farò una cosa molto semplice: se non ho i miei consiglieri, il mese dopo rinvierò un'altra volta le elezioni, perché i compromessi non si devono fare su base sbagliate. Questa è la mia vita e sono i miei principi. Mandate, scusate, non si può studiare. No, ragazzi, questo è. Sono così, ragazzi, io prendo e lasciare. Io voglio che sentire tutto, ascoltare tutto, ma lasciatemi dire quello che io penso. Lasciatemi essere me stesso. Io ho detto, io parlo con il cuore. Io non posso parlare in modo diverso, io non vedo alternative. Questo scambio di merci, quello là, ah ma sì, ma tu hai messo quello, ma quello c'ha 100 voti, quello ce n'ha 200, ma di che cosa stiamo parlando? Tu sei una persona che io stimo, non mi importa se hai uno, due voti o 1000 voti. Certo, se 1000 voti mi potrebbe fare più piacere, mi basta la stima che tu hai nei miei confronti e io quello che ho nei tuoi, punto, non c'è altro. Se io semino una cosa sbagliata, ma mica pensate che verrà giusta? Non ci credete poi? Scusatemi. È lo scopo di Italia anche qui. Pensate che lo vuoi. Attenzione, ve ne rendo conto. Pensate che mi hai rubato il microfono. No, ancora di tutto. Ma scherzavo. Ma io... Ma io sono a dire, ma a dire il vero, io penso che la domanda o la riflessione posta da Carnevale l'ho vista opportuna, cioè, perché lui non è che vuole, ha voluto assolutamente, infatti ci ha pure detto, noi siamo, abbiamo fatto attività politiche, bene o male, siamo dei, quindi ci sono politici così come in tutte le professioni e via di seguito. Ma io, ma non a caso, faccio riferimento, e qui siamo anche opportuno perché siamo in un contesto religioso, no? A Giuseppe Lazzari, che è morto nel 1986, che è stato un eminente politico, ha fatto parte del Parlamento, dell'Assemblea Costituente, un grande intellettuale, che dal 34 al 45 è stato presidente della Gioventù Italiana di Azione Cattolica. Nel 2013, 2 anni fa, il Papa lo ha dichiarato venerabile riconoscendo le sue virtù eroiche. Ebbene, Giuseppe Lazzari, indagando proprio la filologia della parola politica, ha insegnato che questa parola aveva riguardo a quella greca, appunto, della polis, come tutti noi sappiamo, cioè della polis, della città, e dunque la politica era e doveva essere la politica del governo equo, del governo giusto della città. Ma si dà il caso che un altro grande filologo che risponde al nome
di Giambattista Vigo derivava la parola politica da un'altra parola greca, non da polis, ma da polemos, che vuol dire guerra, per accaparrarsi il governo della città. Uno scontro violento, una guerra anche fratricida per quindi governare la città. Ecco allora come si descrive e si come deriva, no? Si dirama, no? Questa concezione, questa politica nelle versioni, nelle due versioni, e che sono attuali, perché chi intende e quindi ha nella sua indole, nella sua natura, quella di governare la città al servizio quindi della comunità stessa, invece chi governa la città per propri interessi, per propri scopi, per a danno addirittura degli quindi interessi generali della città e in particolar modo delle fasce più deboli della città, delle fasce più deboli, perché quando un pensionato con pensione di 400-500 euro alla fame, quando un disoccupato, quando una famiglia con anche disabili a carico che non riesce, come si suol dire, ad arrivare a fine mese, cioè, queste categorie, ebbene, affondi, da anni si vedono arrivare bollette a non finire per i rifiuti, per acqua ladina, per questo e per quello. Quando tante altre città, e io l'ho fatto presente, e Luigi De Luca mi ha mandato diverse, me ne può dare atto, diversi comunicati stampa e diverse istanze al sindaco De Meo, ricordandogli che non può infierire su anziani alla fame, che non possono comprarsi nemmeno le medicine, non possono pagare il ticket, non possono curarsi, non possono tutelare la propria salute. Tu gli mandi le bollette dei rifiuti, i rifiuti che la cui gestione affonde una gestione a dir poco fallimentare e disastrosa. Fondi arriva sì e no all'11-12% della raccolta differenziata, una delle più basse in Italia, e questo comporta le bollette salatissime a carico della povera gente, delle attività e delle imprese. Quindi dicevo, quando le altre città esentano completamente queste fasce sociali dal pagamento di queste tasse odiose, anche perché la gestione dei rifiuti, qui bisogna ricordarlo, se fatta bene, oggi ci sono, ma non da adesso, tecnologie di smaltimento che ti fanno del rifiuto una risorsa e non un costo a danno della povera gente. Ecco, questo è il costo. Diverse volte io gli ho detto, no, ma perché non esenti come fanno tante altre? Ma con quale cuore? Cioè tu colpisci, cioè, queste fasce, queste persone che non ce la fanno a vivere. Allora, e per non andare oltre nei vari servizi, allora ecco, anche qui quindi noi abbiamo una visione, credo anche tutti noi, di una gestione diversa di questi servizi, di una gestione che rispondono ai criteri dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità, e che non debbono gravare sulle tasche dei cittadini e delle imprese, ma loro interessano solo fare i grandi appaltoni di decine e decine di milioni di euro, e non interessa se la raccolta differenziata si fa o non si fa, perché loro... No, hai ragione, scusa. Una cosa, che noi vogliamo l'immondizia anche di Idri, di Leno,
sì, è vero, sì, anche questo. Cerco di tornare alla domanda di Benedetto. Caro Benedetto, hai posto la questione morale sul tavolo. Qui insomma potremmo parlare per tantissimo tempo, e però poi alla fine forse ci annoieremmo. Bisogna, a mio parere, stare però attenti a mettere su l'equazione per cui nel momento in cui si diventa politici poi non si è più galantuomini, perché questa la vedo quest'idea un po' come troppo generalizzante, e come tutte le generalizzazioni poi si arriva a confondere e a mettere sullo stesso piano tutti. Io penso che invece non sia così, che ci sono tanti politici galantuomini, così come purtroppo sono negli ultimi tempi in maggiore misura, ci sono tanti politici che che pensano più all'interesse personale piuttosto che all'interesse collettivo. Per mia formazione culturale, l'abbiamo anche condivisa tanti anni fa, insomma, non giudico mai le persone. Come vedete, io anche quando ho parlato del sindaco ho parlato non di cose che lui ha scritto, delle politiche che lui ha fatto. Non mi interessa sostanzialmente nemmeno come cittadino andare a vedere, oddio, se uno poi ha rubato, virgolette, è ovvio che deve pagare perché ha compiuto un reato. Ma mi interessa poco andare a vedere questo, mi interessa da cittadino andare a valutare se la sua politica è stata efficace oppure no. È ovvio che un politico disonesto non potrà mai mettere in campo una politica efficace, e per efficace intendo una politica per il bene della collettività, perché pensa a se stesso, ai suoi, non pensa a tutti. Allora dobbiamo stare attenti in questo. Io penso che gli elettori debbano, un po' li richiamava a questo anche Arnaldo, no? Debbono prendere coscienza del potere che hanno nel momento in cui vanno dentro la cabina elettorale, e debbono scegliere le persone che sanno che hanno dei principi e dei valori, perché nel corso della loro esperienza, della loro vita, li hanno messi in pratica. Io penso che quelle persone poi, anche quando diventeranno amministratori comunali, regionali o nazionali, continueranno a seguire quei principi. Non posso pensare che nel momento stesso in cui uno viene eletto poi cambia. Probabilmente chi è un politico corrotto lo era già prima, nel senso che è entrato in politica e ha visto la politica soltanto come strumento per acquisire un interesse personale. Io dico, ecco, più volte in questi giorni ho detto, nella mia vita professionale, insomma, quello che dovevo fare l'ho fatto, mi basta solo adesso, lo dico così come battuta, per essere per un mese ministro dell'istruzione, perché mi vorrei togliere qualche sfizio. Però insomma, quello che dovevo fare l'ho fatto, non ho, ma penso di poter parlare anche per loro, perché li conosciamo, li conosco, insomma. Noi non abbiamo fatto una scelta per raggiungere qualcosa, un obiettivo, quindi non potremo, ripeto, parlo per loro perché Gianfranco diceva prima, è stato assessore per 10 anni, no? Lo conosciamo, non penso che si sia fatto ville sotto il cucuruzzo Gianfranco, e nemmeno Arnaldo se le farà mai, oddio, glielo auguro che se le faccia, ma coi soldi coi proventi della sua attività professionale, non con quelli presi da qualche altra parte. Io penso che le persone continuino a restare quello che sono, e se hanno intrapreso, diciamo, l'attività politica in maniera diretta, se hanno fatto la scelta di uscire da casa e mettersi in discussione, mettersi in piazza, se hanno fatto tutto questo per perseguire l'interesse comune, penso che saranno politici galantuomini, per usare un tuo termine, sempre.
vedere prima? Allora, premetto che non sono di Fondi, per poi capire, però sono 20 anni che abito a Fondi. Sono 20 anni che aspetto che cambi qualcosa a Fondi, perché dato il lavoro di mio marito ho girato un po' tutta l'Italia. Sinceramente, come Fondi, degli handicap come Fondi non li ho visti da nessuna parte. Degli handicap come quelli che ci sono a Fondi, proprio sulla cittadinanza. Allora, iniziando dal fatto delle periferie che si parlava prima, io abito in via Appia Lato Itri, fa parte di Fondi, vero? No, perché mi sta venendo il dubbio se fa parte di Fondi. No, voi lo dovete sapere, siete di Fondi, fa parte di Fondi, quindi, ecco. Via Appia Lato Itri, che è una periferia, più periferia di questa, cioè non è servita da niente. Io rischio la vita, e dico davvero, non per scherzo, per andare a buttare l'immondizia. Perché c'è un bidone tra gli alberi che non si vede niente, e i camion che sfrecciano, non c'è un argine di strada dove si può camminare, c'è una cosa avvilente. In più Fondi, non solo nella mia strada penso, non è servita da servizi pubblici urbani, che io non ho mai visto da nessuna parte questa cosa qua. Perché se io da via Appia, infatti con i miei figli per farli andare a scuola ho dovuto pagare, da via Appia io voglio arrivare al centro, al cimitero, all'ospedale, devo avere per forza la macchina, perché non ci sono servizi che mi portano verso Fondi. E come sempre ho visto che anche voi comunque avete parlato solo del centro, il centro storico di Fondi. Io da quando sono a Fondi credo che Fondi sia solo lì, sotto il castello. Parlo anche da commerciante, perché ho avuto un bar. Già a piazza Porta Vescovo non è più Fondi, perché via Roma è Fondi, vero? Ma piazza Porta Vescovo per esempio non è Fondi, tipo quando viene illuminata a Natale la città, viene illuminato solo sotto il castello. Eppure io, avendo un bar, pagavo le tasse come i bar che c'erano sotto al castello, però non ero servita come quei bar. Ho notato però che anche voi parlavate solo del centro storico e del castello. Ah beh, già ci siamo allargati. Cioè io mi chiedevo questo in effetti, perché poi sono stati fatti i marciapiedi. Sì, a parte tutta. Sì, tutta Fondi sicuramente è disastrata, oppure le strade sono proprio a livello che non si può camminare. Però, diciamo, le periferie sono proprio lasciate andare a periferie. Infatti mi era venuto il dubbio se Via Appia faceva parte di Fondi, perché penso di sì, perché io ci pago le tasse al comune di Fondi, per cui penso che faccia parte di Fondi. I marciapiedi sono stati fatti solo fino, diciamo, alla polizia, per capirci bene. E di là noi moriamo per buttare l'immondizia. Volevo sapere solo questo. Mi permetto di raccogliere qualche altra domanda, così rispondiamo, se no non ce ne andiamo più. Vincenzo? Sì, raccogliamo le domande, perché se no non ce ne andiamo più. Cerchiamo di... Buonasera, sì, mi viene segnato. Faccio comunque. Allora, non so se a voi piace seguire le puntate di Report, io me le ascolto sempre. Della Gabanelli, non so se l'ascoltate qualche volta, so che il giorno dopo non succede mai niente, uno si aspetta chissà che cosa. In una di quelle puntate mi ricordo che si parlò del lato 4 della nostra Acqua Latina, lei fece quasi mezza puntata sul lato 4. Allora, il futuro sindaco Mario Fiorillo, il futuro sindaco avvocato Faiola, il futuro sindaco Antonetti. Voi siederete, uno di voi siederete, starete nel consiglio d'amministrazione di Acqua Latina. Qual è la vostra posizione su Acqua Latina? O meglio, so che si riuniscono i sindaci, insomma, qualcosa contano i sindaci in questa Acqua Latina. Quindi la vostra posizione. La vostra posizione. Quindi questa è quello che era la mia domanda. Poi, siamo ormai un paese come tutta l'Italia dove l'accoglienza
l'accoglienza per quello che si sta vivendo in questo momento storico, no? L'accoglienza, almeno per quanto riguarda noi che stiamo in questa situazione, ci interessa particolarmente. Quindi voi, da un punto di vista dell'accoglienza di queste extracomunitarie, delle persone che lavorano sul nostro territorio, qui nel territorio di Fondi, qual è la vostra politica più che altro? Ci interessa sapere, politica di accoglienza, politica di legalità nei confronti dei lavoratori che stanno qui in questa zona. E come ben sapete, giù al Salto di Fondi parecchie persone dormono, è quasi una zona dormitorio, insomma, la nostra del Salto di Fondi. Quindi la vostra politica per queste persone. E in ultimo questa domanda. Allora, io oggi, onorevole seduta alla Camera dei Deputati Fiorillo, onorevole Faiola, onorevole, oggi hanno fatto un voto importante, tutta l'Italia l'abbiamo seguita. La vostra posizione, sono tre, sì, no, sull'Italicum, sì, no o astenuti? Sì, no o astenuti? Grazie. Ci sono altre domande? Se no, diamo la risposta, che è già così. Chi parte? Allora, per la signora, io penso di poter rispondere con quello che noi abbiamo scritto nel nostro programma, no? E giusto per andare proprio su aspetti concreti, per esempio per chi ha problemi di uscire da casa per buttare, perché ce l'ho pure io abito in periferia, in quella periferia degradata di cui parlava prima Arnaldo, cioè nel quartiere Spinete. Per la verità conosco da sempre il quartiere Spinete, nel senso che lì c'è una casa di mio nonno dal 1929, quindi insomma, giusto per capirci, so tutto di quello che cosa è successo e di come gli oneri concessori pagati da noi, che fine, come siano stati utilizzati. Chiudo però. E rispondo, redazione di un efficace piano del traffico che tenga in giusta considerazione le esigenze dei pedoni, dei ciclisti e del trasporto pubblico, oltre a quelle degli automobilisti. E poi c'è anche un altro punto in cui si prospetta una realizzazione di un sistema di trasporto pubblico efficace che colleghi tutte le zone. Ma proprio per proprio per il suo problema ce n'è un'altra, realizzazione di una bretella nella zona sud-est per collegare l'area Moffo Stazione e l'Appia Sant'Andrea. Questo significherebbe togliere traffico da quella parte dell'Appia in cui lei abita. Questo giusto per capire che il nostro programma è partito dalle esigenze dei cittadini, dei singoli, che possono sembrare anche piccole, individuali, minute, che però poi sono le esigenze della collettività e che si risolvono anche con delle piccole cose, non facendo necessariamente le grandi opere. Acqua Latina, leggo sempre quello che abbiamo scritto, calmierazione delle tariffe praticate da Acqua Latina, soprattutto per le famiglie a reddito più basso o più numerose, nella prospettiva del ritorno ad una gestione pubblica dell'acqua. Noi abbiamo raccolto le firme per far ritornare la gestione pubblica dell'acqua. Che la gestione di Acqua Latina in particolare sia stata disastrosa lo dimostra il fatto, ne parlavamo l'altro giorno con Luigi, che lui è più bravo ovviamente perché lo fa per mestiere, a leggere i bilanci. Acqua Latina quest'anno c'è il bilancio inattivo, diciamo che bella cosa, in realtà c'è il bilancio inattivo perché ci ha fatto pagare gli arretrati, non so se avete visto, la cauzione, ma perché poi? Perché per 2 anni ce l'aveva in passivo. Se avesse avuto per il terzo anno di seguito il bilancio in passivo, ci sarebbe dovuta essere una ricapitalizzazione con esborso da parte anche dei privati, perché poi insomma, non ci dobbiamo dimenticare che c'è la parte privata. E purtroppo lì la parte pubblica, in realtà persegue interessi privati. È sempre lì il nocciolo della questione. L'altra domanda è Italicum sì, no, ho astenuto? A me piace molto Bersani,
Allora, le strade dei fondi. Io posso solo dire che ho sempre voluto che i consigli comunali venissero trasmessi o comunque ripresi dalla televisione, perché la televisione ha la possibilità di entrare dentro tutte le case e far sapere un pochettino le cose come stanno. Una volta si faceva, a volte no, poi dopo... Beh, questo lo potete capire benissimo perché. Dico questo perché io immagino proprio tutta Fondi, non soltanto via Appia, via Querce. Io immagino Fondi con la cultura della bicicletta. Chi va al nord, e ma quando dico nord non sto parlando di... Io parlo anche di Parigi, parlo di Parigi dove il freddo, eppure la gente va in bici. Ci sono piste ciclabili dappertutto. Ti rispondo, ti rispondo. Sì. Ha perfettamente ragione. E io devo fare però un po' di polemica, e anche in questo. Io sono venuto per la macchina per un motivo molto semplice, perché dovevo fare velocissimo. Anzi, io sono venuto pure prima alle 7:30, poi sono dovuto riscappare a studio perché c'era gente che mi stava aspettando. Perché domani mattina. No, vabbè, ho capito, ma io la colgo, però sente pure questa battuta mia però. Allora, vabbè, cambiamo discorso. Allora, il problema è solo quello. Noi qui possiamo parlare di tutte le strade, ma perché? Con tutto il rispetto lo dico. E adesso lascio pensare, perché quella, guarda, magari non è una via di parte, no? Perché io parlo qui di via degli Equi, poi magari parlo via Roma, bellissima, perché con tutto il rispetto, sui marciapiedi passano le biciclette, io mi trovo ad aprire qualcuno che esce dal portone di casa mia, come è già accaduto, boom, sbatte contro la bicicletta e cade a terra. Non è un problema questo. Il problema vero, che di programmi ne abbiamo visti tanti. In consiglio comunale, in più di un'occasione, ho chiesto queste cose. Avevo chiesto almeno metteteci una rastrelliera. Hanno messo 15 giorni, dopo l'hanno tolta. Gli pareva bene, dice, sai che c'è, guadagniamo qualche altra cosa più con un parcheggio per le macchine, che poi anche lì sarebbe da fare una polemica, però sarebbe troppo lungo. Mo mi mangio tutti i minuti, si mette a rispondere su questo. Perché voi dovete sapere che tutto quello che paghiamo, la società le percepisce, non sta versando una somma al comune dei fondi. Chiaro? Che è tantissimo. Allora dice, il problema è questo. Ma quanto ci vorrebbe? Ma veramente pensiamo? Ho detto prima, noi non siamo lì, ma siamo Fondi. Bastava già fare una pista ciclabile che da Fondi ci collega direttamente al mare, noi avremmo avuto uno sviluppo anche di quello, con attività che si è potuto sorgere benissimo. Allora qui non si tratta più se uno va bicicletta o no, anzi, è vero, io sono pigro, perché anch'io mi ritrovo e faccio mia colpa con questa mentalità. Perché da casa mia per arrivare a studio c'è bisogno, però io con la bicicletta ci posso andare, non mando i miei figli a scuola con la bicicletta, perché i miei figli rischiano di essere investiti. Allora tu sei coraggioso, io non ce l'ho sto coraggio, forse la mia stanza non me lo manco per me, però io vorrei dimagrire, ma magari, battiamoci tutti, sono state solo promesse vane, perciò io adesso, non perché voglio fare la stessa polemica, voi chiedete tutto quello che volete, ma una domanda io solo mi... Ma voi in tutti questi anni avete visto cambiare qualcosa? E allora? Voi perciò volevo il contraddittorio qui, perché almeno io potevo avere la possibilità di dire. Perché vi dico anche la verità, perché io sono una persona che poi penso sempre male, lo dico, io quasi quasi non volevo andare. Poi ho detto, ma io manco di rispetto a queste persone. Dice, ma perché? Come? Vi presentate? Sì, però a me mi sarebbe piaciuto subito, e non che a un certo punto, guarda casa, sorge questo impegno che da tanto tempo che c'è stato fatto, perché non viene qui? Perché non posso accettare che la prossima volta mi si venga a parlare di queste cose quando noi ce l'abbiamo sviscerato in un certo modo. Io non vado preparato. Noi poi ci vamo a stare tutti quanti. Don Erasmo, non me ne voglia, perché io penso sempre un po' male quando poi le cose non mi piacciono, capito? Anzi, avevo fatto, non mi ricordo chi mi aveva telefonato per invitarmi, io mi sono letto tutto quanto, avevo visto anche da dire qualche cosa per quanto riguarda, non mi ricordo come si chiamava questo ragazzo con cui ho parlato, proprio di chi ha organizzato questo convegno? No, Don Erasmo sì, ma chi è che mi ha chiamato? È stato? Mi ha chiamato, io ho detto guarda avrei da ridire perché poi qui è tutto.
ma sembra pubblicità, ne abbiamo sorvolata, però questi, chi aderisce deve venire qui, deve aderire a questi principi dettati qua sopra, però voglio vedere poi di fatto quell'altra cosa. Benissimo, però quell'altra cosa, però il principio che deve ispirare tutti questi incontri sono sempre quelli, il bene comune, perciò siamo qua per il bene comune e noi dobbiamo far fronte a queste esigenze. Allora quando uno partecipa e si sente di sottoscrivere quello, beh, lo deve eventualmente approvare in tutto e per tutto. Signora, non voglio deviarla ancora, mi fermo qui, ha capito benissimo, penso, il mio pensiero, e se non ce l'ho stata capace vi chiedo scusa. Acqua Latina, quando andavo all'università mi dicevano che ci sono alcuni beni di un'importanza straordinaria, però non costano nulla perché devono appartenere a tutti, ma d'altra parte se il Padre Eterno ce l'ha dato, questi veramente devono appartenere a tutti. Pensate un po' al sole, l'aria, l'acqua, ma l'acqua è un bene comune. È un bene che tutti, noi siamo composti, il nostro organismo non so di quale percentuale di acqua. L'acqua è tutto, dove c'è acqua c'è vita, non c'è acqua non c'è vita. Allora la prima domanda che mi pongo è questa, e io parlo veramente in questo caso proprio da avvocato fino in fondo. Io non conosco nessuna società privata, nessuna, non c'è una società, ma è proprio nel suo DNA, non è possibile, è inconcepibile che una società privata non possa fare un qualche cosa se non c'è un'utilità. Chiaro o no? Smentitemi, non c'è una società privata che possa fare qualche cosa senza guadagnare. Ora, ma voi potete riuscire a capire che significa questo? Significa che l'acqua, se è di tutti, tutti ne devono soffrire e non deve avere costo, quantomeno un costo minimo. Non si deve permettere qualcuno ci speculi sopra. Invece è quello che sta accadendo in tutto e per tutto, sia sotto un piano, attenzione, sia sotto un piano perché proprio come costi di quello che noi veniamo a spendere, perché poi ci devono anche guadagnare, e sia anche sotto un altro piano, e quello è il piano di chi va lì a lavorare, se non l'amico dell'amico dell'amico. Allora tutto questi deve scomparire, deve essere un taglio netto. L'acqua è pubblica e deve essere amministrata la cosa pubblica, punto, non c'è stato, se no tutto il resto è del maligno, non c'è altra spiegazione. Allora, togliamo di mezzo l'altro. Guardi, io le devo essere franco per quanto riguarda l'Italicum, ve lo dico, io sta storia di queste persone che muoiono a me mi sta facendo stare male, sto male, devono trovare un modo e sistema, voto o non voto, guarda io non li voglio seguire neanche più perché io a volte vedo, mi sembra un gioco delle parti, sono stanco, vorrei che tutte queste persone qua, quelli sono nostri fratelli, quelli sono nati a Zangaré come a noi, moriranno come noi, e pensare che sono morte 900 persone in quel canale è la cosa che più mi ha dato, mi ha fatto stare male, e questo qui io... giudicate voi, a me solo questo dico, non ho altre parole perché poi è un qualcosa che io non ci riesco a arrivare, allora devo essere così, questo è il mio pensiero, punto e basta. Poi che cosa ne so io che cosa si sta nascondendo, perché con tutti i rispetti, adesso non perché voglio dare ragione a Benedetto, ma qui pare di dico no e quelli deve dire no, tu devi dire sì perché quella lì ha detto sì, no, a me non mi piace questo gioco qui, se una cosa è giusta è giusta. Io non lo so che cosa sta succedendo. Certo è che ognuno di noi deve... Su questa terra ci stiamo tutti. Se noi nasciamo non è casuale e ci dobbiamo vivere. Il Padre Eterno ci ha fatto tutti e noi dobbiamo darci la mano uno con gli altri. Io sostengo e sempre, chi mi conosce lo sa, attenzione, in quest'aula questa sera, per quanto possa sembrare strano, io... in ogni caso avrò un po' di voi, ma voi avrete anche un po' di me, quindi ognuno di noi è esattamente anche qualcosa dell'altro. Questo è il principio fondamentale, il principio di fratellanza. Questo rispondo, non sarete contenti, ma io sono un po' presuntuoso, questo è. Ma
prima ci siamo, almeno io mi sono soffermato sul centro storico perché c'è stata una domanda specifica sul centro storico e quindi non perché abbiamo trascurato, io avessi trascurato le periferie o l'intero territorio comunale, perché ritengo che solo uno sviluppo armonico e coordinato di tutto il territorio del centro, diciamo, per designarlo dal punto di vista geografico, urbanistico, edilizio, centro, periferie, contrade, eccetera, eccetera. Quindi solo uno sviluppo armonico e quindi continuo, no? Nella sua dimensione, nella sua traiettoria, può favorire una crescita civile, una crescita ordinata, quindi tutto il territorio deve essere dotato dei servizi. Ma proprio su questo aspetto, poi le lascio il programma, no? Sull'assetto del territorio, cioè noi puntiamo ad una riqualificazione urbanistica, no? Che tenga lontano, no? Ulteriori utilizzi di parti del territorio con colate di cemento, con costruzioni, e quindi ci deve essere una riqualificazione e un piano urbanistico, parliamo piano urbanistico del verde, verde di quartiere, il piano di recupero delle aree esterne, e quindi è una concezione sostenibile, no? di sviluppo sostenibile favorisca quindi la realizzazione di tutti i servizi e le attrezzature possibili a favore delle famiglie, dei bambini, una città veramente verde, con parchi, con illuminazione adeguata. E qui sul programma non voglio per far perdere tempo, poi si ha l'occasione di leggerlo, e comunque le ne farò una copia, quindi è espressa la nostra concezione, quindi rispetto anche alle aree cosiddette periferiche, ma che noi, almeno il sottoscritto, per la sua diciamo veduta, per la sua concezione, non ritiene periferiche, ma altrettanto quindi dotate di dignità di aree della città, di aree della città. Per quanto riguarda Qualadina, ebbene, qui c'è stato le cose che ha detto Arnaldo: l'acqua è un bene fondamentale. L'acqua è un bene fondamentale, un elemento primario di vita, quindi del mondo intero, che va salvaguardata, va tutelata e non proiettata sul mercato del profitto, dei grandi arricchimenti e di società, no, che gestiscono questo servizio fondamentale solo per scopi di lucro e non per quindi soddisfare queste esigenze primarie della collettività e degli abitanti del mondo. C'è stato un referendum nel 2011, mi sembra, un referendum nazionale, che è stato: l'acqua deve essere gestita pubblica, non può essere gestita da questi signori, in particolar modo da Qualadina. E se apriamo le pagine dei giornali, ma di questi ultimi anche mesi, no? E se ne vede di tutti i colori,
che cosa succede, sta succedendo anche nelle città della nostra provincia, ribellioni, indignazioni, Aprilia, Nettuno, no? Perché c'è una vessazione di imposte ingiuste, di depositi cauzionali a fronte di morosità future. Ma se io faccio il deposito e poi non ci sono le morosità, ma tu che mi riconosci gli interessi poi su quel deposito? Non lo so, cioè una cosa aberrante, no? Che vengono quindi cose ingiuste fino ad arrivare, e questo non c'è il comitato di pietra, però glielo dobbiamo ricordarlo per dovere di verità storica. Il 7 agosto scorso, allorquando nella conferenza dei sindaci, il nostro sindaco, assieme ad altri 10 su 38 sindaci, ha votato un aumento delle tariffe dell'acqua di 46 milioni di euro. Gli altri 11 sindaci su 38, la Crosca di gestione di Acqualatina, che faceva capo all'amministrazione provinciale con Cusani, che in questi ultimi giorni avete letto sui giornali, che hanno anticipato milioni di euro per conto di Acqualatina e sono passati anni ed anni e non hanno mai richiesto il recupero di questi, che quindi pagati dall'intera collettività. Ebbene, il nostro sindaco ha approvato questo aumento di 46 milioni di euro, 11 sindaci su 38, in una seduta addirittura viziata da illegittimità, perché l'hanno fatto passare per seconda convocazione, invece era la continuazione della prima convocazione. E per sanare questo abuso hanno commesso un altro abuso con un atto deliberativo di quella conferenza dei sindaci. Cioè, questi sono coloro i quali ci stanno amministrando. Anche il nostro sindaco, caro De Meo, di questo deve rispondere, e questo durante tutta la campagna elettorale. Io già l'ho fatto anche in precedenza, lui dovrà rispondere su questo. E quindi diciamo nel programma di Acqualatina, pagina 2, a proposito della gestione di questi servizi, sia della gestione dei rifiuti, sia dell'Acqualatina, sia di Acqualatina, che il comune deve gestire direttamente questi servizi, deve servire, perché per le ragioni che dicevo prima. Quindi, per quanto riguarda l'Italicum, no, perché questo no è suffragato, e proprio l'altro giorno, da riflessioni di un grande mio professore all'Università di Roma, che risponde al nome di Michele Prospero, che viene dalla sinistra, dallo stesso Partito Comunista, grande professore che insegna filosofia del diritto, politica moderna, no? E io vado su internet proprio per avere anche su questi grandi temi delle riforme istituzionali elementi di valutazione e di riflessione. Ebbene, Michele Prospero bolla queste riforme illiberali che si stanno stravolgendo, cioè la Costituzione, che stanno stravolgendo il nostro assetto costituzionale, e quindi smembrando, svuotando il ruolo del Parlamento e di tutti gli altri istituti contrappesi che possono aprire discussioni di confronto, di reale dibattito, cioè specialmente sui grandi temi delle riforme istituzionali e costituzionali, che non possono essere approvati a colpa di maggioranza. Quindi dico no, anche supportato quindi da persone molto più esperte, molto più qualificate modestamente del sottoscritto. Grazie a tutti, c'era Tommaso Qualcontro, volevo fare domande, vi consiglio di riservarsele, che tanto la prossima volta ci sarà più battaglia, credo. Quindi non so, Don Erasmo vuole concludere un attimino, giusto dei saluti, e visto che si è fatta anche una certa, siamo sforati un pochino.
Bene, voi sapete che San Paolo, di cui portiamo il nome come parrocchia, scriveva delle lettere. Io ho delle lettere qui che vorrei consegnare ai nostri candidati, sono degli auguri, delle raccomandazioni da parte di San Paolo, però. Non so se è la stessa. San Paolo dice bisogna pregare per i politici, per coloro che ci governano. Certo, bisogna pregare. E la preghiera non è l'eterno riposo, Non preghiamo, anzi, che siano molto più attivi, non l'eterno riposo. Buonasera a tutti e a giovedì prossimo su questi schermi.